he's a cop. Bella a tutti ragazzi e bentornati dopo tanto tempo in una rubrica che avevo abbandonato e che tratta delle serie TV da guardare, che vi consiglio. È passato veramente tanto tempo da quando ho fatto l'ultima rubrica di questo tipo, perché avevo smesso di guardare un po' serie TV, film e cose varie, perché per i vari impegni non avevo avuto il tempo di guardare nuove serie TV, di appassionarmi a nuove tematiche, a nuovi personaggi, perché alla fine quando si guarda una serie TV ci si deve in qualche maniera collegare anche con l'atmosfera, i personaggi, la trama e coinvolgersi in essa. Io non sono il tipo di persona che guarda una serie TV con il cervello spento, voglio sempre trovare qualcosa davanti di interessante. Partendo dal presupposto che le tre serie TV di cui vi parlerò oggi, a carattere generalissimi, sono tre serie TV che ho trovato su Netflix e che sono veramente, veramente meritevoli di essere guardate. Tra le varie cagate che guardo su Netflix, tra cui anche i Griffin, ho guardato negli ultimi periodi tre serie TV, come ho detto, che hanno tra loro nessun tipo di collegamento apparente, sono tematiche differenti, ma che mi hanno veramente lasciato con il fiato sospeso perché sono veramente, veramente interessanti. Partiamo dalla prima, che non è in ordine di importanza rispetto alle altre, e voglio parlarvi di Travelers. Travelers è una serie TV del 2016, sviluppata, registrata, diciamo, in Canada, ed è una serie TV classicamente post-apocalittica, o, se non vista in questi termini, la classica serie TV di un futuro distopico possibile. E qui mi limiterò a raccontare semplicemente la trama, perché questa è la serie TV tra le tre più semplice e in qualche maniera quella più intuitiva anche nella sua trama, e mi ha preso soprattutto per i miei interessi specifici all'interno di queste tematiche, ovvero in un futuro molto lontano l'umanità sta per essere annientata e si decide attraverso un complesso macchinario di intelligenza artificiale di spedire la coscienza di alcuni esseri umani viventi nel futuro all'interno di persone del passato che stanno per morire. In qualche maniera queste coscienze del futuro entrano nella coscienza di persone del passato che stanno di lì a poco per morire, per un incidente, per qualsiasi altro, e vi si sostituiscono nella loro vita. I protagonisti di questa serie TV, The Travelers, altro non sono che persone che sarebbero morte, la cui vita viene presa in qualche maniera ricontrollata da questi personaggi del futuro. Qual è il loro obiettivo? Il loro obiettivo è di andare a modificare e mutare eventi passati che hanno provocato delle ripercussioni grosse nel futuro. In qualche maniera, per dirlo in poche parole, vogliono cambiare gli eventi del passato per modificare il futuro ed evitare che delle catastrofi pazzesche si riversino poi, provocando la fine dell'umanità. L'aspetto interessante, ed è questo un po' quello che mi ha preso nel tanto di Travelers, è la difficoltà che hanno queste persone del futuro di entrare in queste persone del passato e collegarsi con la loro vita, con il presente, non solo con le difficoltà portate dal comprendere come il mondo del passato è diverso dal loro mondo del futuro, ma anche di riuscire a ricollegare tutti i tasselli della vita delle persone in cui si reincarnano, diciamo. Quindi, ad esempio, abbiamo un agente di polizia sposato con problemi di matrimonio, eccetera, eccetera, e colui che entra nel suo corpo si trova non solo a dover lavorare sotto copertura per questa missione verso il futuro, ma deve anche ricollegare i tasselli, perché deve riuscire a mantenere i rapporti con la moglie, i rapporti di lavoro. Lui è un agente dell'FBI e si trova a che fare con i suoi colleghi nel lavoro, con le sue missioni, con i suoi dei casi, diciamo, e lui non è capace di interfacciarsi all'inizio con questo mondo, e tutto riguarda anche gli altri Travelers. C'è solo una stagione presente su Netflix ed è veramente, veramente interessante, ragazzi, ve la consiglio assolutamente. Andiamo avanti perché sono diventato troppo lungo il video. La seconda serie TV di cui voglio parlarvi, non sempre in ordine di importanza, è Orphan Black. Orphan Black è stata consigliata da un mio amico, che ha detto che era molto molto bella, io sono stato molto curioso di vederla, e presenta ben 4 stagioni, e la quinta è in produzione. Posso dirvi con certezza che mi sono mangiato qualcosa come 15 puntate, quindi una stagione e mezzo, in meno di 3 giorni. Mi direte, non è un cazzo da fare, è un periodo un po' di transizione, mi sto un po' riposando, le ho guardate. Qual è l'aspetto interessante di Orphan Black? Abbiamo la presenza di una ragazza, all'inizio, Sara, che alla stazione dei treni vede davanti a sé una ragazza uguale a se stessa. Questo è l'inizio della serie TV. Lei vede davanti a sé un'altra ragazza uguale a lei, vestita più elegante, con i tacchi a spillo, la borsa del lavoro, e questa ragazza si suicida. Lei, Sarah Mann, controllerà in qualche maniera, si sostituirà a
questa ragazza nella sua vita, perché la vita di quest'altra le piace, una persona più ricca, con il ragazzo, il classico ragazzo figo, diciamo, un lavoro importante, fa la polizia, tra la detective. Ma nel corso del tempo si renderà conto Sarah Mann di non essere l'unica ragazza simile a quella che si era suicidata, Beth, ma ce ne sono molte altre uguali a lei che sembrano apparentemente dei cloni, dei sosia veri e propri, delle copie. E la bellezza di questa serie TV è l'intrecciarsi, il relazionarsi fra tutti questi soggetti che prima o poi purtroppo entreranno a conoscenza fra loro, e la difficoltà anche nella vita reale dell'interfacciarsi, relazionarsi con altri soggetti per la paura di confondersi con i propri sosia, perché magari il fratello di questa vede l'altra sosia e pensa sia la sorella ma non lo è, oppure i problemi riguardo al lavoro, al comprendere perché questi soggetti sono tutti così diversi fra loro. Senza spoilerarvi niente assolutamente, il problema di tutta la serie riguarda il capire perché ci sono questi sosia, perché entrano in contatto, e poi verrà fuori tutto un casino, tutta una problematica relativa al chi li ha clonati, a che cosa sono, da dove arrivano, tutto mescolato ai classici problemi della relazione, del relazionarsi con i rispettivi partners, con la rispettiva famiglia. Sono soggetti anche, alcuni si scoprono essere malati, altri no. Perché ci sono questi sosia, questi cloni? Da dove derivano? Cosa succede? Quindi un'altra serie TV profondamente riflessiva e complessa, e la cosa che mi ha veramente colpito è la forte caratterizzazione e differenziazione fra i vari sosia, tutte queste ragazze, che se ne sono 7, 8, non si capisce bene quante sono. La bellezza di questa serie TV è il comprendere come la storia si evolve per tutte queste complicazioni. Ma la vera domanda che mi si creava a me nel continuo, sono arrivato alla seconda stagione a metà, me ne mancano altre e c'è un'altra in produzione, da dove arrivano? Perché sono clonate? Perché sono simili, chi sono? Tutte domande complicate che si sviluppano in una storia, una trama veramente interlacciata, complessa, dove queste varie sosia poi rendono tutto più complesso, più interessante. Detto così magari non si capisce un cazzo, però io non voglio in alcun modo spoilerare, voglio semplicemente instillare come al solito in voi questa luce, questa idea di guardarla, perché veramente merita secondo me. Parliamo ora dell'ultima serie TV e poi mi fermo qui. Era mia intenzione non neanche mettere all'interno di questo video immagini, video, perché voglio che vi ascoltate quello che dico e vi fermate a riflettere se su voi possa interessare questa determinata tematica. L'ultima serie TV esclusiva Netflix che ha sconvolto tutti, forse uscita per ultima perché anche quella è un po' più interessante, particolare diciamo, non classica, canonica come le tematiche che ho detto prima, si chiama The OA. The OA è una serie TV esclusiva Netflix, ma qui vi lascio un'immagine così potete anche trovarla. È uscita su Netflix verso fine metà dicembre, insomma, e ha sconvolto un po' tutti, anche me. Me la sono mangiata, 10 puntate, hanno forse già annunciato il sequel, ma non è detto, ed è una cosa pazzesca. Primo, non si capisce il genere, potrei inserirlo nel fantascientifico, spirituale, d'azione, ma non è ben chiaro. Tutto quello che posso dire è che la serie TV si basa sul cosiddetto atto di fede, sul fatto che ogni persona, ognuno di noi, possa compiere degli atti di fede che gli permettano di fare, di realizzare qualsiasi suo obiettivo, qualsiasi sua azione. Cosa vuol dire questa cosa? Che cazzo stai dicendo? La serie TV inizia con questa ragazza, Prairie, che poi sarà chiamata proprio OA, o la chiamano anche PA, IA in inglese, non so come spiegarvelo, lei si chiama Prairie comunque. La serie TV inizia con la puntata Homecoming, dove questa ragazza appare su un ponte e cerca di suicidarsi. I genitori adottivi, che non la vedevano da 7 anni, da quando era scappata di casa, quando arrivano all'ospedale per salutarla, vederla dopo 7 anni, gli scoprono che lei aveva riottenuto la vista. Lei, questa ragazza, Prairie, infatti, era cieca da tantissimo tempo, da quando i genitori adottivi l'avevano adottata. Questa ragazza aveva magicamente riappreso la vista e aveva cercato di suicidarsi. Tutte cose scollegate. Non si capisce niente all'inizio. Chi è lei? Perché ha riappreso la vista? Chi sono i suoi genitori? Qual era la sua vita precedente? Cosa succederà? In una serie di episodi dove tutto è molto veloce, anche è difficile capire effettivamente cosa succede. E se voi cercate delle discussioni online, tutti sono confusi, non si capisce veramente dove vuole andare questa serie TV. In poche parole, Prairie decide di prendere 4 persone a caso, 4 suoi amici o conoscenti, e decide di raccontare ogni sera davanti a loro quello che è successo nella sua vita. Non solo in quei 7 anni in cui era scomparsa, ma anche prima di essere adottata. Lei si scopre essere, qua partono un po' di spoiler, magari non guardateli, lei si scopre essere, prima di essere adottata, essere figlia di un imprenditore facoltoso russo, che poi coinvolto in questione di mafia decide di mandare la figlia negli Stati Uniti. Poi la figlia viene adottata,
La figlia è cieca, Prairie, poi riacquista la vista improvvisamente in questa frangente che vi ho raccontato. E l'aspetto fantastico, pazzesco di questa serie TV è che Prairie racconta di questi atti di fede, cioè insieme a questi quattro, queste quattro persone, che sono una professoressa, un ragazzo sociopatico, un ragazzo transgender, insomma, tutti personaggi un po' presi a caso, lei spiega, mostra come è possibile per l'essere umano intraprendere dei veri e propri atti di fede, cioè dei comportamenti che apparentemente alla vista degli altri sono comportamenti anche quasi psicopatici, comportamenti senza una razionalità, ed è possibile compiere qualsiasi azione una persona voglia. Mi continuerà a dire, ma che cazzo stai dicendo? Praticamente racconta a questi ragazzi che durante questi 7 anni di mancanza un uomo ha rapito lei e altri soggetti che avevano avuto delle esperienze pre-morte. Si basa qui, in qualche maniera, la storia sulla fattispecie della pre-morte. Si dice che durante una situazione di pre-morte, cioè di momento in cui tu stai per morire e poi vieni rianimato magari così, durante queste situazioni di pre-morte un soggetto rivive delle esperienze spirituali, sensoriali, molto particolari che lo avvicinano e gli permettono di compiere degli atti di fede, dei comportamenti che poi cambieranno la sua vita. Ragazzi, io non so cos'altro dirvi, perché ragazzi questa serie TV è veramente qualcosa di complicato e complesso. Spero di aver comunque instillato in voi un'idea, una cosa particolare. Non voglio andare oltre a sparlarvi di OA, perché a parte che è impossibile ricostruire razionalmente quello che succede. Seconda cosa, l'unica roba che posso dirvi è questa ragazza che appare, della sua esperienza pre-morte, che l'ha cambiata, che le ha permesso di riacquistare la vita, su questo rapporto che instaura con queste quattro persone, alle quali narra quello che è successo. Quindi se volete capire cosa succede su OA, di cosa sto parlando, dovete guardarlo. Ed è una serie TV che ha fatto un successo incredibile, primo perché non si capisce un cazzo, e quindi la gente vuole capire. Secondo perché ti fa riflettere molto sugli atti di fede, sull'esperienza pre-morte, sulla vita che torna, che può venire, e su quello che può succedere anche nella relazione con le altre persone, con questi atti di fede, insomma. Magari non avete avuto un cazzo di quello che vi ho detto, ma a me interessa che voi guardiate queste 3 serie TV che mi hanno veramente, sono veramente piaciute un sacco. Il video finisce qui perché non voglio andare troppo lungo. Spero di vedervi ancora sul mio canale. Lasciate un like, un commento. Bella a tutti, da Jackie Channel.